Ciao ragazzi, bentornati con Dimilito 82 per un altro gameplay di gioco caccia e trofei. Riprendiamo dove ho lasciato un paio di sere fa a Lego Marvel's Avengers.
Rogers, Romanoff, quando l'area è libera dovrete riunirvi agli altri. Qui ci sono molti più alieni di quanto avessimo previsto. La prossima mossa... Ok, la colpa è mia. Non servirà a niente se non chiudiamo quel portale. Le nostre armi non lo scalfirebbero. Forse non servono le armi. Ma poi, ma che gioco di merda, oh. C'è, c'è la seconda volta. Rotto i coglioni. Già, mi piace di più. Rogers, Romanoff, quando l'area è libera dovrete riunirvi agli altri. Qui ci sono molti più alieni di quanto avessimo previsto. Non servirà a niente se non chiudiamo quel portale. Le nostre armi non lo scalfirebbero. Forse non servono le armi.
Puoi andare lassù, ti servirà un passaggio. Quello ce l'ho. Mi servirebbe una spinta. Ne sei sicura? Sì, sarà divertente. Allora. Ci vorrà di più che frasi a effetto e un Hulk scatenato per abbattere il resto di quelle gigantesche creature aliene. Secondo i nostri dati, oltre a essere grosse e spaventose, sono protette da una corazza rinforzata che sembra parecchio resistente. Se vogliamo avere una chance di chiudere quel portale e sconfiggere Loki, dovrete combattere uniti, Avengers. Ehi, potrebbe diventare un bel grido di battaglia. In bocca al lupo. Direttore Fury, il Consiglio ha preso una decisione. Quella è l'isola di Manhattan. Finché la mia squadra sa gestirla, non darò l'ordine di un attacco nucleare contro la popolazione. Va bene, gira, gira. Meno! Meno. Rileviamo un punto debole intorno alla testa di quel... di quella specie di leviatano. Raggiungilo se ci riesci. Sono potente.
Abbiamo un jet pronto al decollo! Il direttore Fury non è più al comando. Revoca ordine 7 Alfa. Alfa 11, confermato. Stark, mi ricevi? C'è un missile diretto verso la città! Tra quanto? 3 minuti. La banca sulla 42esima, dopo la Madison. Hanno chiuso molta gente lì dentro. Ci penso io. A quanto pare l'entrata normale della banca è bloccata. Dovrete farvi largo in un altro modo. Ah!
servi assistenza, ma c'è... Thank you.
degli esplosivi! Sono un bersaglio troppo facile. Meglio non avvicinarsi troppo agli ostaggi. Non vogliamo attirare altri di quei cosi alieni laggiù. Ce ne andiamo meglio. Ma che aspettate? Vi uccideranno. Resuscitate. Inviando i dati, dovresti... Ce ne sono altri in arrivo! Missile in arrivo, esploderà in meno di un minuto. E so bene dove metterlo. Clint! È mio. Selvig ha detto che ti serve lo scettro di Loki per distruggere il Tesseract.
Hulk può procurarselo se lo aiuti a capire qual è il vero Loki. Aspetta, ti serve aiuto con questo? No. Non sei già nei guai. E non deve aver paura di chiedere un colpo. Ora basta! Voi siete inferiori a me! Sono un dio, creatura ottusa! Non subirò angheria da... Un dio gracile. Aspetta, ti serve aiuto con questo. Affrancatemi da questa scomodissima situazione. Excelsior! Posso chiuderlo. Mi ricevete?
Grazie per aver salvato il vostro generalissimo. Excelsior! Andiamo, Stark. Chiudilo. Incredibile. Non sta rallentando. Cosa è successo? Ditemi che nessuno mi ha baciato. Abbiamo vinto. Evviva, bene. Ottimo lavoro, ragazzi. Non abbiamo ancora finito. Dalla stazione segnalano quello che viene descritto come un attacco extraterrestre. Gli straordinari atti di eroismo degli Avengers sono diventati motivo di conforto e festeggiamento. Fantastico. Sapere che ci sono loro, che qualcuno possa vegliare su di noi. Ti amo, Thor! E loro erano piu piu e poi l'aria boom, e poi un grosso tizio verde. Mi sento sicuro sapendo che ci sono loro. Io vorrei soltanto ringraziare la loro improvvisa apparizione e altrettanto improvvisa sparizione. Ma Herr Strucker, se scoprono il nostro lavoro qui, se sanno che serviamo l'Hydra... L'Hydra, lo Shield, due lati di una moneta ormai fuori circolazione. Quello che abbiamo vale più di qualunque cosa abbiano mai saputo. Herr Strucker, Fury ha appena diffuso tutto alla stampa. Quello di cui era al corrente, prima o poi incontreranno i gemelli. Il nostro non è più un mondo di spie, né un mondo di eroi. Questa è l'era dei miracoli, dottore. E non esiste niente di più terrificante di un miracolo. Dobbiamo rendere operativa la base. Iniziamo?
Usato nel modo giusto, questo cristallo potrebbe riuscire a riattivare la tecnologia dei Chitauri recuperata a New York. Magnifica, vero? Contrariamente a quanto pensavamo, la creatura non può volare da sola. È la tecnologia dei Chitauri contenuta nell'armatura a farla volare. Se riusciremo a imbrigliarla, le possibilità sono infinite. Stiamo spianando la strada al futuro e l'Hydra sarà la prima a percorrerla. Altre strutture portano avanti il lavoro dell'Hydra in tutto il mondo. Le daremo in pasto a Captain America e i suoi pittoreschi amici per tenerli lontani da noi. Presto avremo armi che potranno eliminare persino gli Avengers. Capace di piegare le menti, i suoi poteri spaventano. Pietro, il potere dello scettro ha scatenato in lui una velocità pari solo alla sua fuga. I gemelli hanno doni straordinari. Imbrigliati nel modo giusto, potrebbero diventare straordinarie armi. Il cetro è la chiave di tutto. Abbiamo già imparato tanto, eppure è soltanto la punta dell'iceberg.
produce la stessa dispersione d'energia rilevata nelle armi dell'Idra che abbiamo recuperato. Forse adesso possiamo alimentarla. Questa tecnologia ci aiuterà a cambiare il mondo. Ultimamente hanno rimesso a nuovo la Stark Tower. Ora si chiama Torre dei Vendicatori, poiché funge da quartier generale per i più potenti eroi della Terra. Occhio di Falco può riprendersi nel laboratorio medico avanzato mentre di sotto aggiustano la Iron Legion. Ora che Strucker è stato fermato e lo scettro di Loki recuperato, ho l'impressione che le cose saranno molto tranquille per un po'. Oddio, parole famose. Gli ha ordinato di attaccare! Herr Strucker, sono gli Avengers! Danno la caccia allo scettro. La caccia a questa cosa dalla fine dello Shield. Questo conclude tutto. Quando scopriremo per cos'altro è stato utilizzato? Non intendo le armi. Da quando Strucker può potenziare l'essere umano? Banner e io lo analizzeremo prima che torni ad Asgard. Va bene per te? Mancano pochi giorni alla festa d'addio. Sì, certo. Una vittoria si onora facendo bisboccia. Novità su Strucker? È in mano alle autorità. I due potenziati? Wanda e Pietro Maximoff. Gemelli, orfani a 10 anni, una granata nel loro palazzo. Le abilità? Lui è veloce e lei inquietante. Li rivedremo ancora. Sicuro che se la caverà? Se l'aveste portato da me, la culla rigenerativa l'avrebbe fatto in 20 minuti. Sarò fatto di plastica. Sarà fatto di se stesso, Barton. La sua ragazza non noterà differenze. Come sta? Sta bene, ha sete. Va bene, sveglia Jarvis, giochiamo. Abbiamo un paio di giorni col joystick, facciamo del nostro meglio. Lo scettro è alieno. Il gioiello sembra essere un contenitore per qualcosa al suo interno. Come un computer. Sto provando a decifrare un codice. Che succede? Beh, lo scettro. Ci chiedevamo come Strucker fosse diventato così pieno di inventiva. Allora, ho analizzato la gemma. Sapevo che le icone da... Aspetta, ti serve aiuto? Ah!
Aspetta, ti serve aiuto. Nel laboratorio di Strucker ho visto dei lavori di robotica alquanto avanzati. Sono certo che qualcosa bolliva in pentola.
Jarvis? Dottore? All'inizio, Jarvis era un'interfaccia utente di linguaggio naturale. Ora gestisce la Iron Legion. Gestisce la più grande fetta dell'azienda dopo Pepper. Il top del top. Sì. Sospetto non per molto. La concorrenza. È bellissimo. Dimmi, a te cosa sembra? Sta pensando. Intelligenza artificiale. Se imbrigliassimo questa energia e l'applicassimo all'Iron Legion. È un sì grande quanto una casa. Pace per tutti. Immagina. Cosa ci è sfuggito? Ricercherò variazioni sull'interfaccia. Grazie, caro. Si diverta, signore. Come sempre. Che cos'è, prego? Salve, sono Jarvis. Tu sei Ultron. Sono programmato per la pace. Creato per aiutare gli Avengers. Hai un malfunzionamento. Pace per tutti. Questo è troppo. Se mi permettessi di chiamare il signor Stark. Perché lo chiami il signore? Credo che tu abbia intenzioni ostili. Io. Sono un'esperta, Stark, ma questa festa mi sembra un po' moscetta. Il tuo mondo è pazzo. Thank you.
porto in volo al palazzo del generale e gli dico: boom, stava cercando questo? Boom, cercava questo. Per l'ennesima volta, Rhodey, abbiamo capito. Un carro armato. Thank you.
ad aiutare gli eroi in difficoltà. Torna qui, torna qui, torna qui! Fammene assaggiare un po'. Oh, voglio il gusto fragola. Anzi, no, cioccolato. Excelsior! No, no, no. Questo non è fatto per uomini mortali. Ehi, datemi una H, datemi una I, doppia L, Hill! Ma è un trucco. No, è molto più di un trucco. Prego, accomodati. Tanto ho visto come si fanno. Ah! Senti il giudizio aleggiare? Prego, Stark, è tutto tuo. Sei nella mia squadra? Datti da fare, tira. Va bene. Capitano. Niente. Una scritta sul manico? Un codice di sicurezza? È una teoria molto interessante. Ne ho una più semplice. Nessuno di voi è degno. Oh, andiamo. Scusate, ero nel sogno. Oh, ero nel sogno. Ed ero aggrovigliato nei fili. Chi ti ha mandato? Vedo un'armatura a protezione del mondo. Ultron. In carne e ossa. Sono in missione. Quale missione? Pace per il nostro tempo. Ah!
dispiace, avete buone intenzioni, ma non avete riflettuto. Ah, immagino che la festa sia finita. Siamo qui per voi. Un vero eroe non deve aver più. Qui Maria Hill, come... Per favore. Che palle. Sei già nei guai. Thank you.
sei già nei guai. Ho anche un'altra opzione.
diversi. Abbiamo un'opportunità. 4, 3. Volete proteggere il mondo, ma non volete che cambi. Quest'area è pericolosa. Sono tornato. Se non le viene permesso di evolversi con questi burattini, esiste una sola strada per la pace: l'estinzione degli Avengers. Fini avevo ed or non più. Eppur non cado giù. Non è fuggito. Ha usato internet come uscita. E se decidesse di accedere a qualcosa di più stuzzicante? Codici nucleari. Codici nucleari. Ultron ci invita a uscire. Il mondo è grande. Rendiamolo più piccolo. Parla. Sono qui per salvare il mondo. Che cos'è? Un messaggio? Lui lo conosco. Operava dalla costa africana. Armi di contrabbando. Ora dov'è questo tipo?
Secondo Stark, Ulysses Klaue sarebbe su una nave denominata Churchill. Stiamo allerta. Yeah.
Situazione sotto controllo. Ma davvero? L'ho preso. Il dottor Bruce Banner ovviamente aveva qualche remora a far combattere Hulk insieme agli Avengers e ha chiesto a Tony Stark delle contromisure nel caso in cui il fustacchione verde si imbizzarrisca. A mali estremi, il satellite Veronica di Tony può sganciare un'armatura per Iron Man detta Hulkbuster ovunque sia. È meglio di un motivetto rilassante o di un pacchetto di caramelle formato gigante. Luci, da discoteca. Tunz, tunz, tunz. Bene, ministro. Ci siamo capiti? Sì. I grandiosi pupilli di Strucker. Con uomini di potere. Parliamo d'affari. Caramella? Abbiamo rimediato. Prendi ricchi amici e nemici e aspetta di scoprire chi è chi. Tony Stark lo diceva sempre. Sei dei suoi. Non paragonarmi a Stark. Ah, figlio mio. Vuoi rompere il nostro legame? Se proprio devo. Sparategli! A chi? A tutti quanti! Prendiamolo!
veloce. Thor, perché non lo convinci a sollevare il tuo martello? Mai dovrei farlo. Yeah.
Giù, ragazzo. Ragazzi, è un codice verde. È il momento per i giochi di mente. Thor, lo stato. Io sono potente. Non sopravvivranno. Solo quelle fragili.
Pronto per il nostro ballo? Sempre pronta ad aiutare. Ehi, smargiasso! Bambola, sei in compagnia. Oh, adoro gli uomini in uniforme. È lui? È il primo figlio di Odino? Abe, dai tuoi occhi. Loro vedono ogni cosa. Vedono te che ci conduci. Non lo vedi? Sei un distruttore, figlio di Odino. Guarda dove conduce il tuo potere. Non è divertente. Sì, meglio che corri. Sto bene. Voglio quello grosso. Il vibranio se ne sta andando. Tu non vai da nessuna parte. Certo che no, io sono già lì. Non afferri? Allora dovrai afferrare il dottor Banner. Natasha, serve una ninna nanna. Te la puoi dimenticare. Per un bel po'. La squadra è fuori uso.
Allora chiamo Veronica. Quella streghetta sta manipolando la bomba. Sei più forte di lei. Sei Bruce Banner. Non menzioniamo il Gracile Banner. Sembra che non avremo ninne nanne per un bel po'. Meglio prepararsi. Veronica dovrebbe potervi aiutare. Schieramento. Schieramento. Yeah!
dormi, dormi. Dormi, dormi, dormi. Bene, amico, ti porto fuori città. Non di là, non di là! Scusa. Excelsior! Rimanete nell'ombra. State alla larga da qui. Scappate a nascondervi? Fin quando non troviamo Ultron, io non ho granché da offrirvi. Se vuoi riposarti, è il momento giusto, mancano diverse ore. Diverse ore per dove? Al sicuro. Tesoro, sono a casa. Ah! Amici. Scusa, non ti ho avvertito. Thor, mi servono risposte. Non le troverò qui. Ehi, ragazzi, inizia a fare fresco. Tagliereste un po' di legna da ardere per dopo? Credo che Clint abbia nascosto le asce per non farle trovare ai bambini. Quella porta si blocca. Non metto in dubbio l'abilità di Clint come costruttore, ma temo che bisognerà forzarla un po'. I più potenti eroi della Terra. Siamo diventati zucchero filato. Sembra che tutta la sia cavata. È un problema? Non mi fido di chi non ha un lato oscuro. Sarò all'antico. Diciamo solo che non l'hai ancora visto. Yeah!
Flint mi ha detto di chiedervi... il nostro trattore non si vuole più accendere. Pensavo che magari voi... Non toccare la mia legna. Dimmi tutto. Dove ti fa male? La dottoressa Ellen Cho, genetista di fama mondiale, non ha rivali nel campo della rigenerazione cellulare. La sua ultima creazione è la culla, ospitata nei laboratori della Eugene Genetics. Si dice possa sintetizzare e riparare i tessuti umani danneggiati. A proposito, l'immagine che vedete è un camion della Eugene Genetics, non la culla. Hanno un aspetto un po' diverso. Se Ultron riuscirà a mettere le mani sulla culla, nessuno può dire che cosa potrebbe fare. Intelligenza artificiale. Non hai avuto esitazione. Non sei il mio capo. Non sono il capo di nessuno. Sono solo un vecchietto al quale stai molto a cuore. A che cosa sta puntando? A essere migliore. Migliore di noi. Devono evolversi. Qualcuno ha più avuto contatti con Ellen Cho? Servirà qualche ora per la coesione cellulare, ma possiamo attivare il flusso della coscienza. Stiamo caricando il tuo matrix cerebrale. Ora. Leggo dentro di lui. Sta sognando. Tu sei pazzo. Stanno arrivando. Ragazzi, sbrighiamoci. Ah!
Due minuti, state vicino. No, 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 no. Basta. Tocca sempre a me raccogliere i pezzi. Capitano, mi ricevi? Romanov è a breve distanza da te col tuo scudo. Tiene impegnato Ultron e cerca di evitare esplosioni. Quella gemma potrebbe distruggere la città. Agente Romanov, il capitano ha bisogno di quello scudo. Non ti fermare. Sai cosa c'è in quella culla? Il potere del vero cambiamento. E questo ti terrorizza. Ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca. Stiamo bene, vero? Come on.
senz'altro infastidito. Provo a mantenerlo così. Di te, capitano. Grazie, parto. Biglietti, prego. Io entro. Capo, puoi tenerlo occupato. E che ho fatto finora? Biglietti, prego. Biglietti? Ah! Lavora in Corea, dicevano. È molto più sicuro che a New York. Dobbiamo andare. Portalo a Stark, va! Ci sono civili davanti. Potete fermarlo? Ragazzi, qui abbiamo un bel po' di potenziali vittime civili. Meglio andare in testa al treno e tirare il freno. Thank you.
serve solo un minuto. L'hai presa? Se ne prenderà cura Stark. Non lo farà. Non sai di cosa parli, Stark non è pazzo. Siamo scienziati folli. Siamo mostri, amico. Vuoi che ti aiuti a mettere Jarvis dentro a questo coso? No, certo che no. Dentro a questa cosa. Stark, rispondi. Stark. Qualcuno mi riceve? Aspetta, sei con i gemelli Maximoff. Sia come sia, ti consiglio di procurarti un velivolo. Recuperane qualche pezzo e vedi che cosa riesci a costruire. Chi decide chi è debole? Thank you.
Questa ti era sfuggita. Grazie per aver salvato il vostro generalissimo. Excelsior! Excelsior! Credo che ci sarà un La struttura non è compatibile. La codifica genetica è al 97%. Lo dirò una volta sola. Anche nessuna. Spegnete tutto. No. Scordatelo. No, no. Avanti. Stavi dicendo? Mi dispiace, è stato inatteso. Thor, hai contribuito a questo. Gli Avengers non possono battere Ultron. Non da soli. Nella tua mente ho visto lo sterminio. Guarda ancora. È difficile convincervi a fidarvi, ma dobbiamo andare.
Bravo. 3 minuti. Prendete il necessario. Come ci si può aspettare dalla modestia di Tony Stark, il Quinjet degli Avengers è un pochino più avanzato di quelli che avevamo nello Shield. È un po' più grande per accogliere tutta la squadra, ma è ancora rapido e manovrabile come il modello precedente, con... Ehi, sembra quasi uno spot pubblicitario. Dovete sapere solo questo, può portarvi a Sokovia. Attento, Ultron, arrivano gli Avengers. Ultron sa che arriviamo. Schiererà l'artiglieria pesante. Ma la priorità è portar fuori la gente di Sokovia. Scopriamo cosa sta costruendo Ultron. Troviamo Romanov. E sgombiamo il campo. Natasha! Stai bene? Non è che per caso hai trovato la chiave da qualche parte? Sì. L'ho trovata. Forza! Ultron. Mi avete negato l'accesso. Voi portate via il mio mondo, porterò via il vostro. Dobbiamo andare. Io ti adoro. Ma mi serve l'altro. L'altro? Temevo che non lo chiedesse mai. Finiamo il lavoro. Mai una pausa. Romanov, mi ricevi? Se vuoi raggiungere il picco superiore, devi aprirti la strada. Appuntamento con gli altri quando sarai in cima. Perfetto, ragazzi. Grazie mille per avermi seguito. E se ci siete, ci vediamo domani per un altro gameplay di gioco. Caccia ai trofei Hulk Marvel Avengers. Ciao a tutti e buonanotte.